Coppa del Mondo FIFA 1970. Ciao ragazzi, sono CricriGT, oggi siamo su un nuovo video, siamo su Football Quiz. Oggi faremo quiz di calcio, vediamo se siamo più bravi noi o voi a rispondere esattamente alle domande che seguiranno. Mi raccomando, rispondete senza barare. E a fine video vediamo chi avrà vinto tra noi e voi. 5 secondi di tempo per rispondere a ogni domanda. Si parte, allora, modalità singola questa volta. Mi raccomando, lasciate like, perché se riceviamo tantissimi like rifaremo video di quiz. Ah, qui si deve solo indovinare il giocatore. Indovina il calciatore: Istro Stoikov, Joshua Kimmich, Paolo Rossi o Davor Šuker? 5 secondi. Dimmi quando scade il 5. Tempo. Paolo Rossi, io direi. Sì! Sì! Lo dice pure Paolo Rossi. Ok, qui invece c'è scritto di indovinare la nazione del calciatore. Potrebbe essere Brasile, Turchia, Cile o Inghilterra. Questa volta rispondo io e io ci... Vai col tempo. 5 secondi. 3, 4, 5. Io non saprei cosa secondo accendi. Secondo me è il Brasile, perché di solito i brasiliani sono di solito spesso penati. Senza offesa. Accendiamo Brasile, la tua risposta definitiva? Sì, perché c'è in inglese. Ok, ok. Vabbè. Accendiamo Brasile. Perché poi... Sbagliato. Era inglese. Andiamo alla terza domanda. Indovina il paese del club. Questa lo so io. Questa è facile. Vai, qui il tempo. Dai, questa l'avrete già indovinata tutti. Ah, siamo già 5. Dai, rispondi. Italia. Italia, accendiamola. Ok. Dai, questa era facile. Andiamo con la quarta. Allora, qui c'è scritto indovina la divisa del club. Dai, questa è facile. Hanno tolto lo scudetto. Vai col tempo. Okay. Aspetta. Bayer, Atalanta, Borussia, Inter Milan. Come Inter Milan? Comunque siamo già arrivati a 7. Comunque è Inter Milan. No, non è Inter Milan. È Atalanta. No, perché l'Inter ha o è Inter o è Milan? È Atalanta o Inter Milan? O forse sta dicendo che l'Inter è nel Milan. Dobbiamo rispondere, se no è già Inter nel Milan. Ah, non Inter sapevo. Milan. Perché? Non lo sappiamo. Non lo so, come mai Inter e Milan? O è Inter o è Milan? Il Milan è rosso nero, quello era blu nero, non lo so. Vabbè, continuiamo, dai. Quinta domanda. Indovina lo stadio. Ciao. Come ciao? Non li conosco, allora, solo quello di San Paolo. Stadio Giuseppe Meazza, Shenzhen Park, Juventus Stadium, Allianz Arena. Vai col tempo. Non lo so. Allora, Juventus no. Aspetta. Allianz Arena. Allora, secondo me Giuseppe Meazza. No, secondo me è la seconda, che sarebbe James Park. Sam James Park, proviamo. Sam James Park. No. No. Era Allianz Arena. Abbiamo 6 vite. Indovina il calciatore. Ok. Ma come? Allora, c'è lo scudetto del Chelsea. Del Chelsea, italiano, il numero 5. Mohamed Salah, Kai Havertz, Jorginho, Frenkie de Jong. Jorginho! Vai col tempo. L'ho detto, sarebbe Jorginho, io dico Jorginho. Jorginho, accendiamola. Vai, aspetta, 5. Sì, 5 pro... Ragazzi, 5 preciso. Preciso. Indovina la divisa del club. Allora, potrebbe essere Rasenball Sport Leipzig, Inter Milan di nuovo, Atalanta, Benfica. Allora, vai col tempo. Intanto, aspetta 5 secondi, poi dico la mia risposta. È il mio ragionamento. Allora, 5 secondi sono già passati. Dai. Allora, l'Atalanta non può essere perché è un'altra maglia. L'Inter Milan non può essere. Secondo me è Benfica. Benfica, accendiamola. Sì. Sì.
Allora, indoviniamo il calciatore. Crespo, questo... James Sterling o Renan Lodi? Ah, io gli argentini non li so tanto bene, è passato il tempo e secondo io me... Io lo so, vado? Crespo. Anche per me era quello, vai. Vai. Anche per me era Crespo. Avete indovinato? Quanti ne avete indovinati? Scrivete il numero di risposte esatte che avete effettuato nei commenti. Indovina il calciatore. Chelsea. Questo è Germania, numero 29. Potrebbe essere N'Golo Kanté, Kai Havertz, José María Jiménez o Thiago Silva. È difficile. Ragazzi, voi la sapete? 5 secondi. Ah, Thiago Silva non è... aspettate. Thiago Silva non è perché è dell'Argentina. Secondo me è il, è il secondo. Thiago, no. No, non è Thiago Silva. Havertz? Sì. Havertz, accendiamola. Perché Thiago Silva era dell'Argentina. Silva. Indovina il vincitore della UEFA Champions League del 2014. Quindi 6 anni Milan, fa. Mi sembra. No, aspetta. Real Madrid, Fiorentina, Milano, Borussia Dortmund. Era Milan. No, Milan non ha mai vinto. Allora, tu avevi 3 anni quando c'è stata questa Coppa. Allora era Real Madrid. Fiorentina non ha mai vinto. Allora, aspetta. Real Madrid. Sì, perché sì, fino al 2018 Ronaldo era nel Real Madrid. No, 2017. Fino al 2018-17. Vado? Vai. Real Madrid. Sì, grandi. Qui, quell'anno era dove è nato Nicky. Sì, è vero, è nato Nicky. Ah, indovina il vincitore del pallone d'oro. Ballon d'Or nel 1977 è Ronaldo. Ma no, Ronaldo era troppo, non era forse neanche nato. Sono tantissimi anni fa. E allora era Cristiano Ronaldo. Ah, forse Ronaldo quello del Brasile, tu dici. Sì, può essere. Proviamo con Ronaldo. No, non era Ronaldo, era Allan Simonsen. Cartellino rosso. Indovina la nazione del calciatore. Lui dovrei conoscerlo e dovrebbe essere del Svezia, Sweden e Svezia, Danimarca, Danimarca, Francia o Cile? E Svezia. Cile sarebbe cinese, non ha la pelle bianca. Allora facciamo Sweden? Sì, facciamo. No, era Danimarca. 4 vite, attenzione. Si mette male. Indovina il calciatore. Paolo Rossi, no. Carlos Alberto, Saul, Dani Carvajal. Via con il tempo. Rossi non lo so. Tempo finito. E secondo me è Carlos Alberto. Carlos Alberto. Sì! Oh, non li conosco sti giocatori. Vada a casissimo. Un'altra domanda. Indovina il calciatore. 5 secondi. Thibaut Courtois, Zlatan Ibrahimovic, Thomas Partey, Manuel Neuer. Via con il tempo. Courtois, secondo me è... Ah, questo lo conosco. Che? Dai, veloce, fai 5 secondi. E Zlatan, no, quello è Ibrahimovic. Partey, Thomas Partey. Questo è Zapata. No. Dovrebbe essere Zapata. Ci assomiglia, o è Courtois o è Partey. Uno dei due. Partey. No, secondo me è quello sopra. Courtois. No, era Partey. Credo. Vabbè. Indovina il vincitore della UEFA Champions League nel 1972. Questa volta Ajax, Roma, Inter, Milan, Atletico Madrid. Di nuovo? Sempre lui? No, prima era Real Madrid. Ah, ok. No, forse l'Ajax. Dimmi tu. Aspetta, Roma. Secondo voi? Era ancora scarsa. Inter Milan ancora un po' scarse. L'Ajax per me è l'Atletico Madrid. Atletico Madrid? No. Era Ajax. Era Ajax. Mamma mia, abbiamo sbagliato. Due vite e poi basta. E quindi... Indovina il calciatore. Javier Zanetti, no. Ricky Puig, Benjamin Mendy, Niltos Santos. Vai col tempo.
Mandy. Benjamin non Mandy. Non, finito. Non importa, io vado, l'accendo. Sì, lo sapevo. Ce l'ho anche nella squadra su FIFA 21. Ci mancano ancora tre tanghette, mi sembra. Tre risposte giuste e andiamo con il nuovo campionato. Saliamo di livello. Proviamo a salire di livello. Allora, ma di nuovo nel 2014. Indovina il vincitore della UEFA Champions League. Era il Madrid, questa volta rispondo io. Ok. Era il 2014. Domanda doppia. Copione, vabbè, ci dà un punto. Se ci sono domande doppie, il cronometro non c'è. Ok. Sì. Abbiamo passato il livello e siamo saliti a Lega Amatori 1. Indovina il calciatore. Parigi, Germania, Icardi! No, non è, questo qui è di Argentina, non è Germania. Sì. Icardi, dov'è? Non c'è Icardi. Come? Angel Di Maria. Allora quello, vai. Ok. Allora, indovina la divisa, questa è la Lazio. Aspetta, no, non è la Lazio, è il Manchester City. Comunque, indovina la divisa del club, Manchester City. Manchester City, sì! Dai, questa la conoscevo. Sono solo confuso con la Lazio. Ok, indovina il calciatore, vediamo. Io lo so, non è Soares, non è Romario. Firpo o Sheldorf? O Junior Firpo o Sheldorf? Tu lo sai. Tu? Io no. Vado con Sheldorf. Secondo me... Indovina il vincitore della UEFA Champions League di un anno fa prima del Real Madrid. Qui c'è Manchester United, Tottenham, Roma e Bayern Monaco. Bayern Monaco. Per me... Aspetta, la Roma non ha mai vinto in quell'anno. Il Tottenham è passato ma poi non ha vinto. O il Bayern o il Manchester che sono andati in finale. Quale scegli? Per me è il Bayern perché magari nel Manchester, sì, United, non c'era ancora, come si chiama? Quindi? Il Bayern Monaco. Accendiamo il Bayern. Lo sapevo, perché non c'era ancora quel giocatore forte in attacco a destra. Che si chiama Momo Salah. Va bene. Ok. Andiamo, abbiamo solo più due cuori. Questa è quella del Manchester United. Sì. Ah no, Bayern Monaco. La T? Io vado con il Bayern Monaco. Bravo. Con le divise sono bravissime. Indovina il vincitore della Coppa del Mondo, FIFA 1970. Netherlands, Ungary, Croazia, Brasil. Netherlands dovrebbe essere la... Vabbè, l'Ungary dovrebbe essere l'Ungheria. Netherlands, Olanda, Croazia o Brasil o Ungheria o Netherlands? Secondo me l'Olanda non è, l'Ungheria non è, secondo me è Brasile. Wow! Perché mi ricordo che il Brasile aveva vinto una volta la Coppa del Mondo. Indovina la nazione del calciatore, Croazia, Belgio, Austria o Ucraina? Allora, Belgio non è, l'Austria potrebbe, Croazia non è, secondo me è l'Austria. Austria? Sì. Vado. No, cos'era? Era Ucraina. Che sarebbe? L'Ucraina, vicino alla Russia. Ok. Ultima vita. Se facciamo una domanda sbagliata, abbiamo perso e non so cosa potrebbe succedere. Allora, indovina la divisa, vado io. E questa è quella del Red Bull. Sarebbe quella del Red Bull. E dov'è? Atalanta, Borussia, Mönchengladbach, Manchester United o Leipzig? Mi sembra che era o questa. Per me è Manchester! No, sbagliato, era Leipzig. Abbiamo esaurito le vite. Il video quiz di calcio finisce qui. Aspettate! Vi ricordo di farci sapere con un commento se avete indovinato più risposte di noi. Ciao!
Spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Ciao ciao da CriniCriniGTV e ciao! Ciao!